principale stamattina mi hanno portato a casa il suo regalo. Ho un cesto pieno d'ogni ben di Dio, mandorle dolci, vino e frutta di stagione. Ora, non pensi che non colga al sommo grado la gentilezza di un sì nobile pensiero, la cortesia che certamente lo ha ispirato e la ringrazio, ma devo rifiutare. Lo so che non lo ha fatto in malafede e che non pensa di comprare il mio favore, ma i miei compagni che non hanno da mangiare lo potrebbero pensare. Arriva l'alba sulla piazza desolata e piano si radunano le squadre. 100 sbadigli, 5 tocchi di campana e una colonna lenta dietro al caporale. Che non si dica che maneggio col padrone quando trattiamo il prezzo del lavoro. I miei compagni che non hanno da mangiare lo potrebbero pensare. Non è soltanto una questione di coscienza, di diffidenza e di tutela del buon nome. La politica è una pratica d'onore, lei mi capisce, non uso altre parole. Distintamente la saluto. A mezzogiorno picchiai il sole sulla nuca, soprastante viene al campo a sorvegliare e i contadini asciugano la fronte, stringono i denti e abbassano la schiena. E in questo purgatorio di sudore viene il tramonto sopra i cumuli di grano. Arrivo io con gli scarponi da lavoro e i contadini asciugano la fronte, mi guardano negli occhi, mi stringono la mano, mi stringono la mano.